stata in questi mesi una manifestazione straordinaria, quella delle iniziative relative al ricordo della lezione viva di Ernesto Balducci, una lezione da riflettere in spirito di libertà. Le iniziative della Fondazione Balducci, la presentazione della rivista Testimonianze, che personalmente ho la responsabilità di dirigere, hanno registrato questo grande afflusso che è certamente collegato al ricordo della persona, ma anche esprimono un bisogno positivo di identificazione in un percorso relativo alla cultura dei diritti. Domenica 27 maggio alle ore 11, nella grande manifestazione di Terra Futura, la manifestazione della cultura sostenibile alla Fortezza d'Abbasso, nello spazio della provincia di Firenze, al padiglione Spadolini, nell'Attico per la precisione, verrà proiettato per la prima volta il video di Severino Saccardi, di cui vi parla, e di Leonardo Ferri, con cui sto parlando in questo momento, che oltre a aver avuto la curiosa sorte per lui, insomma, di essere un mio ex studente, è un bravo operatore, io direi un bravo regista. Ernesto Balducci, Uomo del Mondo. È un video breve in cui si risente la voce di Balducci. Ci sono le sue immagini, c'è il suo messaggio relativo al cristianesimo come messaggio di libertà e alla sua lezione di laicità, della visione della lotta per la libertà, la giustizia e i diritti. Ci saranno testimonianze di persone comuni, di compagni di viaggio, Barbara Bellaccini, dell'amico giornalista Stefano Marcelli, di Pap Diao, rappresentante della comunità senegalese di Firenze. Ci saranno alcune voci eccezionali, come Andrea Camilleri, che ci rivela un aspetto importantissimo, e questo è veramente da vedere, di Ernesto Balducci come cristiano e come prete. C'è Paolo Hendel, che con la sua straordinaria espressività legge testi di Ernesto Balducci e dice cose importanti. C'è Monio Vadia, anche, che dà una sua testimonianza. Monio Vadia, che è un grande uomo di teatro, un esponente importante della cultura ebraica e che sottolinea l'universalità del messaggio di Balducci. Un video poi, dopo tutto, è un qualcosa che, come dice la parola stessa, va visto. Io mi auguro di cuore e invito i cittadini di Firenze, i visitatori di questa importante manifestazione che è Terra Futura alla Fortezza d'Abbasso, domenica prossima, a passare dal padiglione della provincia, dallo spazio convegni della provincia, per guardare insieme le immagini e riflettere sulle parole di Ernesto Balducci, uomo del mondo, per rievocare, per esprimere gratitudine per quello che lui ha dato a Firenze, al nostro paese, al mondo, ma soprattutto per riflettere sull'impegno che è ancora di grande attualità e che è il tema anche di questi nostri anni 2000, di quella lunga marcia dei diritti dell'uomo che Balducci davvero non impropriamente aveva evocato.